premio? Sai che c'è il premio? Sì, casomai te la ricordo. Sì, un combattimento sportivo. Sì, sì, sì. Sì, combattimento sportivo non va a morire nessuno. E ora che mi ho detto, ma perché gli aveva sta roba? Perché gli fa pugni e basta? E ora no, altri secondari, essendo prima di tutto praticanti di arti marziali, no, ti facevamo pugni e dicevo, ma i pugni, se mi davo, ti vedi, i pugni da adesso in guardia è così. Prova a dare 5 pugni sul muro così. Se ti rompi gli ossi, è normale. 5 pugni sul muro così ti tieni. I pugni da adesso in guardia così perché qua i guantoni. Se mi metti senza guantoni in guardia così, uno mi dà un pugno qua, non faccio altro che darmi un pugno da solo. Quindi se vede qui quei baffoni, i pugni del mio, ti sento che si è messi così. Un'altra funzione, un altro perché. E ora, questi qua, non sei altro che gli antenati di guantoni da box, che si ciappava così e si cominciava a dare pugni in questa maniera qua. Cioè che tutti i colpi passanti, che se colpi di mazzolate, e si faceva pugilato in questa maniera. Durava di più perché naturalmente a pugni te devasti prima, è un attimo meno devastante, però vi assicuro che forse le pagine sono sempre pugni, sì. E se prolunga l'incontro, il combattimento dura di più, e il combattente può dare di più, può far vedere il suo cuore quando grande che c'è, e in ultima chi che vince si porta a casa il premio. Può essere un premio, un combattimento puramente sportivo, può essere un rito del passaggio. Il giovane può essere degno di essere guerriero, gada a sottostare dei riti, e quindi se gada a meritare l'elmo. Probabilmente che il vinca o che il perda non ha importanza, basta come sua gladiatura romana, basta dimostrare il cuore che si ha. Se uno che ha cuore e ha coraggio, viene appressato. Che vinca o che perda, forse non interessava a nessuno. Ok.